Amici dei profumi, amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. Oggi maschera speciale Natale, infatti farò la maschera di Santa Claus. Eccola qui, vado a mettermela, poi vi faccio vedere come mi sta. E dopo la maschera facciamo quattro chiacchiere, vi faccio vedere alcuni acquisti natalizi che ho fatto. Un bacio, a tra poco, ciao! Eccomi rientrato, purtroppo non si vede il faccione di Babbo Natale, dovrebbe essere, dovrebbe presentarsi così, vedete? Purtroppo non si vede, è stampata in maniera molto leggera. Comunque è una maschera purificante che ha estratti di caffè e di liquirizia, di Masche Bar. Non mi ricordo se l'avevo comprata da Keddies, comunque una maschera low cost. La lascio in posa un 15-20 minuti, poi appunto dovrebbe lasciare la pelle purificata e idratata. Vedremo i risultati. È molto ricca di siero e ha un buon profumo. Purtroppo non è tanto stampata e quindi non si vede il Babbo Natale. Almeno io adesso sulla telecamera non lo vedo, magari poi rivedendo la registrazione lo vedrò. Comunque adesso mi rilasso prima di tutte le compere natalizie e poi ci vediamo per il risultato della maschera e per alcuni acquisti di questo periodo. Un bacio, ciao ciao, a tra poco! Allora, eccomi, sono tornato, la maschera di Santa Claus ha fatto effetto. Devo dire che, a parte il disegno che non era molto chiaro, mi è piaciuta. Una maschera purificante con estratti di caffè e liquirizia. Molto buona, con tanto siero, mi ha lasciato la pelle bella liscia, idratata e anche purificata, me la sento bene. Quindi promossa questa maschera, se la trovate fatela anche voi. Vi faccio vedere alcuni acquisti che ho fatto da Yves Rocher, Bottega Verde e Kiko, tutti acquisti in tema natalizio. Iniziamo da Yves Rocher, devo trovare le due acque profumate che ho comprato, eccole qui. Abbiamo questo infusione di spezie, ve lo dico subito in italiano così non dobbiamo addentrarci nelle lingue straniere. Buonissimo, questo sa di cannella e di anice stellato. Buono, è proprio super natalizio. Anche quasi un po' un sentore dolce, quasi di castagna. Buona, molto buona. Infusion d'espice, ve lo leggo anche in francese. Comunque, infusione di spezie di Yves Rocher, molto buona per l'acqua, per i capelli, un'acqua per il corpo, per i capelli, per il corpo, buona, è abbastanza anche duratura, tenete conto che queste acque hanno poco alcol, quindi non durano tantissimo, buona, perché appunto sono adatte anche per i capelli, e quindi non hanno molto alcol, mi sa che zero alcol non ne hanno, però ne hanno diciamo poco. E poi l'altra è Frozen Lici, anche questa me la spruzzo di qua, è molto buona, mediamente duratura, sa di questo lici ghiacciato, ricorda un pochettino i frutti rossi, però devo dire che sa di lici, è buona. Anche questa è molto buona, dura una mezza giornata e ha un buonissimo profumo, molto fruttato, ma un fruttato invernale, richiama un po' quello che può essere il profumo dei frutti rossi. Comunque Yves Rocher c'è in tutti i supermercati, quindi è anche facile da sentire, andate a sentirle. Quindi Frozen Lici e Spice Infusion in francese, Lici Givré e Infusion d'Espice. Facciamo un po' di francese. Poi sono andato da Bottega Verde, dove ho comprato due cosine. Quest'acqua profumata, dolce inverno, questa è buonissima perché sa di zucchero e marshmallow e di vaniglia. Buona, super natalizia, super confortevole, buona, ricorda quasi lo zucchero a velo,
buonissima, mi piace molto. Di questa naturalmente c'è anche la crema, ci sono i bagnoschiuma, io ho deciso di comprare la crema, l'acqua per il corpo. Invece di questa linea Allegro Natale, che è fantastica, andate a sentirla, scorza d'arancia e cioccolato, fantastica, buonissima. Questo è il bagnoschiuma, tra l'altro ho visto proprio oggi che ha un po' di glitter, ma chi se ne frega, buonissimo. Avevo comprato anche l'acqua per il corpo, probabilmente ce l'ho dal mio compagno Giovanni. Comunque questa è veramente una bomba, dovete andare a sentirla, perché scorza d'arancio e cioccolato sono veramente mescolati benissimo, buono. Purtroppo l'acqua per il corpo non dura tantissimo, però è veramente molto molto buona. Approfittate magari di qualche offerta che fa Bottega Verde. Questa so che sta andando a ruba, questo Allegro Natale. Poi c'era un'altra profumazione, Incanto di Notte, c'era un gelsomino cremoso e lo zucchero, glassa di zucchero, però non è che mi piacesse, cioè mi piaceva, ma non era propriamente nelle mie corde. Quando c'è il gelsomino sempre, insomma, mi blocco un po', anche se non era male. A chi piace il gelsomino un po' cremoso, quello senz'altro era adatto. Intanto mi risento la scorza d'arancio. Poi ho comprato una limited edition di profumi da Kiko, questo Holiday Premiere L'Étoile. Io ho comprato la versione gold, c'era anche la versione white che era abbastanza simile, però anche in quel caso nel cuore c'era il gelsomino. Invece questo è un profumo ambrato, vanigliato, quindi più nelle mie corde. Guardate, molto carino. Anche la confezione esterna, quindi ho comprato quello nella confezione oro. Il profumo costa 29,90 euro, quindi è un prezzo fisso, e questo riprende un po', abbiamo detto, dei profumi che mi piacciono molto in questo periodo: l'arancia, la nocciola tostata, le spezie. Infatti in testa abbiamo arancia, mandorla dolce e note fumose. Un fumo molto delicato, non immaginatevi una nota fumosa molto forte, però si sente, devo dire che lo rende un profumo anche originale. Poi abbiamo nel cuore nocciola tostata, zucchero integrale, spezie calde. Purtroppo la nocciola non si sente tantissimo, però la parte speziata è molto calda, scaldata anche da questo zucchero. Buono, piacevole il cuore. Sul fondo vaniglia, legno di cedro, legno di guaiaco e ambra, quindi al fondo ambrato che lo fa durare veramente a lungo. È un profumo che sembra già sentito, però questi accenni fumosi, queste spezie scaldate dallo zucchero che lo rendono anche abbastanza originale. Quindi ve lo consiglio, se vi capita andate a sentirlo. Si trovano negli espositori da Kiko, vi avevo fatto qualche shorts, e devo dire appunto che quando Kiko fa i profumi, li fa in occasioni particolari, o per il Natale o per San Valentino, devo dire che tira fuori sempre delle buone fragranze, e io sempre ho acquistato qualcosa. Buono, potete scegliere appunto una versione, questa più ambrata, più calda, più vanigliata, l'altra pur essendo calda è con il gelsomino, quindi un cuore di gelsomino. L'arancia anche quella in testa, il cocco, la prugna, poi abbiamo gelsomino, rosa, la mandorla dolce nel cuore, vaniglia, legno di cedro, sandalo e muschio. Questa è la versione Kiko Holiday Premiere Étoile White, invece io ho comprato Étoile Gold. Bene, vi ho fatto vedere i miei acquisti prenatalizi, tutti abbastanza low cost, siamo intorno, a parte il profumo, intorno ai 10 euro, quindi sono stato anche bravino. Vi ringrazio, vi saluto, vi auguro buon Natale. Comunque io ci sono sul canale, quindi passeremo insieme tutte le feste. Un bacio, ciao ciao con la manina, alla prossima, ciao!